posso dire dalla mia presenza online dal 95 è che a un mondo di vegetariani la bistecca non piace. E quindi bisogna un attimo capire e seguire il cliente, al di là del processo del Google Analytics, prendendo da lontano. Io parlo di un agente di viaggio, che è anche quel Cerbero, no? Perché è tutt'uno, perché agente di viaggio, titolare d'agenzia di viaggi, poi questi problemi se li pone. Io quando ho iniziato a lavorare avevo il telefono in bacchelite con il filo appeso al muro, poi avevo il telex. Oggi il mio cliente riceve dei video via MMS. Io in un'agenzia di viaggi ho un database di circa 5.000 clienti, vendo 2.000 viaggi all'anno, ma non vendo alberghi da 15 euro a partire, cioè è un mio cliente. Quindi questo mio cliente, diciamo che ne vendo 1.500 viaggi all'anno, ho un rapporto a 1.500 clienti. Che cosa fa questo mio cliente alla mattina o subito dopo il pranzo? Viene sul sito della mia agenzia? Va sul blog della mia agenzia? Va a cercare il miglior prezzo? Allora, il processo che per me è importante, che un agente di viaggio comunque deve fare, è innanzitutto basato sulla conoscenza del cliente. Perché io questi 4.500 clienti che ho nel database li devo conoscere, non tanto perché hanno un'email con gigio72@hotmail.com. Questo non mi serve. E se non sono capace di conoscere questo cliente, non sono capace comunque di fare il mestiere. Quindi quando dicevo ai vegetariani la mia bistecca non piace, io posso avere il piatto più bello del mondo, ma se il commensale non è quello giusto e non è quello che mi conosce, non ha proprio senso costruire una bella casa e invitare degli sconosciuti che magari arrivano a un buffet e poi vanno a comprare le cose da altri attori. Quindi ci vuole una conoscenza del cliente che passa per una sua profilatura, una conoscenza del territorio e poi pian pianino bisogna comunque, dal mio punto di vista, cercare il processo dell'immedesimazione. Se io fossi il cliente della mia agenzia, come mi comporterei cercando una cosa piuttosto che un'altra? Sapendo che ricevo un messaggio da Vodafone, un messaggio da TUI, un messaggio da Iperclub, apro il Corriere della Sera, c'è questa informazione, leggo Viaggi e Sapori, i cataloghi delle agenzie rappresentano l'anomalia, sono da 30 anni che il catalogo è sempre uguale, sempre lo stesso, stesse informazioni. Mezza stagione, bassa stagione, alta stagione, metti il golfino, garanzia per il turista. Con l'anomalia che in agenzia di viaggi noi agenti abbiamo lo stesso strumento che utilizziamo, che ci passa il fornitore, che è lo stesso strumento che usa il cliente, ma la Bticino non ha così. C'è il catalogo per l'esercente e poi c'è il catalogo fichissimo, è il barcamp questo posso dire, il catalogo fichissimo per la clientela. Noi non abbiamo così, noi abbiamo il cliente che prende i nostri 10 cataloghi quando non abbiamo voglia di lavorare o di interrogare il cliente, che poi dopo va all'edicola, si prende il monografico di Traveler e va via con un catalogo, che è il monografico di Traveler, che rappresenta forse un blog scritto, perché in America oggi i blog diventano carta stampata, c'è questo processo, il blog diventa carta stampata, e quindi va. Si informa da solo, eccetera, eccetera. Quindi ho un cliente che mi sfugge. Quindi il processo molte volte, mi sorregge Seneca, non c'è il buon vento per il marinaio che non sa dove andare. Il processo molte volte che fa perdere la boa, l'orientamento, il faro all'agente di viaggio è quello di pensare che internet possa essere un grande mondo comunque da approcciare, da affrontare per portarli in casa mia. Impossibile. Cioè non è possibile. O dovremmo comunque avere dietro delle risorse che possono magari vantare Iperclub e i 300 passa dipendenti, TUI e tanti milioni di fatturato, o una logistica tipo quella di Expedia che mi sembra che solo per il problem solving impiega 20 persone, se non vado errato, no? Solo per il problem solving, per il problema non è mai la vendita, la tentata vendita, il post vendita è la rogna che possiamo avere magari dopo da risolvere in quel momento. Quindi il processo per me è importante da mettere sotto la lente di ingrandimento per un agente di viaggio, una qualsiasi organizzazione turistica che abbiamo, passa comunque per una conoscenza, per un processo di immedesimazione e che poi passa per ovvio un concetto di relazione, perché comunque noi tutti abbiamo una relazione parentale, amichevole, amorevole, eccetera, eccetera, che guarda caso oggi si sposta da quello che una volta era l'email. Domani è il tuo compleanno, passi in agenzia che c'ho un'offerta, al fatto di diventare amico o fan sulla pagina di Facebook.
Facebook, se non vado errato, fa 5 milioni di utenti ogni mese, per cui nascono più utenti su Facebook piuttosto che bambini al mondo. 5 milioni di utenti al mese, e tutti namo su Facebook, piantiamo la bandiera, non è così, non è così. Su Facebook il 70% di questi 5 milioni, a detta di Zuckerberg, è all'estero, per cui anche in Italia noi qui stiamo cavalcando molto questo processo di moda. Peccato è che poi, quando vado a vedere gli agenti di viaggio come si comportano su Facebook, mi trovo in bacheca il mercoledì: uff, non vedo l'ora che venga sabato. Ma di chi è la colpa allora? Quando il mio stesso cliente vede la sua banconista o il suo titolare postare in bacheca questa informazione, no? Allora, immedesimazione, conoscenza, relazione. Nel processo dei vari social media, social network, eccetera, eccetera, ci sono delle persone che stanno su LinkedIn, tutte tappatissime, no? Belle, hanno il loro profilo, eccetera, eccetera. Poi abbiamo l'intercettazione con i vari slide share, eccetera, eccetera, e poi dopo le ritrovo comunque su Facebook con le braghe curte, l'ombrellone, sporche di torta alla festa, eccetera, eccetera. No. Zioniché è fantastico, perché su YouTube dovete seguire le sue ricette. Io mi sono capotato più volte perché l'ho apprezzato moltissimo, qualche ricetta ho anche tentato di farla, perché Zioniché oramai su YouTube ha un suo senso. Però ecco, questo cliente è uno solo, ed è un cliente che io posso sì intercettare, sì ingaggiare, ma è lo stesso che poi dopo mi segue. Quindi, agenti di viaggio, avete un database, avete 1500 clienti, dove sono? La differenza, quel delta di clienti che non riuscite a mandare in giro nel corso dell'anno perché magari non ce la fate, questo cliente dove va? Va su Tui? Va su Expedia? Va su iDreams? Va su Volagratis? Posso farglielo io? Posso vendere io? Posso creare una pagina? Su Facebook posso creare una pagina, penso, in 17 secondi. In 17 secondi creo una pagina. Ma non è tanto il problema di creare una pagina e poi dopo fare uno spam su tutti i 4700 indirizzi di email che avete, che potete esportare in un CSV. Il problema poi è controllare, analizzare effettivamente che utilizzo fanno, ed è qui spesso, cioè seguo totalmente quello che diceva Giulia, controllare quello che questi signori fanno. Io posso sapere qual è la percentuale di persone anche per età che mi può seguire, e sicuramente se vedo che la percentuale di persone che mi seguono su Facebook nel 67% va da 18 a 25, vado a mandare loro una proposta benessere o vado a mandare Formentera, Ibiza e Fuerteventura? Meglio la seconda ipotesi, però intanto è un dato che so. Ecco, quindi per rispondere alla tua domanda, il processo dal mio punto di vista deve passare, a prescindere dai quattro sconti in barella o meno, dalla conoscenza con il cliente. Se non c'è questa conoscenza, se l'agente di viaggio non conosce e non ha una relazione, non, al di là dell'intercettare, non riesce proprio a parlare, a mandare un messaggio.